registrare. Recording is on. Da Geiziano è ripartito, allora vuol dire che aveva un time out. Ok, grazie Ste. Dicevo, li vorrei trasformare in verde quando le informazioni sono complete, perché io ho solo verificato che quel tipo di POI fosse presente in OSM. Dopodiché la mappatura si può migliorare sugli uffici postali piuttosto che sui negozi, si possono mettere gli orari, si possono mettere gli indirizzi, quindi perlomeno la mappatura di base e dire in quell'edificio è il municipio piuttosto che una scuola. Poi se completiamo l'informazione tanto meglio. Rete stradale. Rete stradale, siamo messi bene, ho visto, vediamo a nord tutta la rete sentieristica e a sud, man mano che andiamo alla pianura verso Torino, sempre più strade. Ho usato questo plugin di JOSM, Map with AI, che è un tool di Facebook che fa riconoscimento automatico da immagine satellitare. Allora, l'intelligenza artificiale avanza ovunque, anche nel nostro ambito. Oltre che per le strade, stanno cominciando a rilasciare, e non c'è solo Facebook, anche riconoscimento automatico di edifici, degli edifici, interpretando appunto la sagoma del tetto. Questo non è che ci lascerà disoccupati, ma ci toglie un po' del lavoro più banale e più facile, perché se lo riesce a fare l'intelligenza artificiale vuol dire che è più facile e più banale come lavoro. E quindi cosa sono tutte queste stradine? La strada di servizio che va dalla strada principale nell'abitazione privata, c'è qualche non è perfetta l'intelligenza artificiale, non è perfetta l'intelligenza umana, quindi a maggior ragione quella artificiale. Quindi ci sono sia falsi positivi e quindi delle linee che hanno interpretato come strade ma non lo sono, e magari alcune tipo quelle nei boschi è già difficilissimo beccarle. Se il bosco è rado, vedi un pezzettino qui, un pezzettino lì, intuisci lo sviluppo della strada, e quelle l'intelligenza artificiale non ce la fa. Però questo è un altro compito per i mappatori, di andare a verificare cosa c'è di buono. Anche questo file OSM, anzi magari ve lo faccio vedere, l'ho messo, condiviso su Google Drive. Dunque, stiamo parlando del strade mancanti. Magari leviamo gli altri. Le strade mancanti, da una veloce scorsa ho visto per esempio questa che è il Super Phoenix. Qui a zoomare si vedono chiaramente i tralicci della linea elettrica, che oltretutto su OSM è già stata mappata, è questa qui la linea elettrica. E allora
il cervellone artificiale gli sembra di vedere lungo. Questo è appunto un falso positivo. Invece in altre zone ci sono stradine, ne avevo viste dalle parti di Castellamonte Quarnier, dunque Rivarolo, Torre, Castellamonte Quarnier, su in collina, potrebbe essere questa zona qua. Queste strade qui, qui ci ha beccato l'intelligenza artificiale e non sono ancora mappate, quindi abbiamo da metterle dentro. Poi ho dato un'occhiata a... Allora, nell'area del GAL hanno lavorato 608 mappatori dall'inizio dei tempi a oggi. Questi sono quelli che hanno mappato di più. Ho evidenziato in giallo chi fa parte del nostro gruppo e... Gli altri, dunque, la storia è che i mappatori, cioè un mappatore magari 10 anni fa ha mappato e poi ha abbandonato OpenStreetMap. Comunque proveremo a contattarli. Alcuni so che si sono ritirati, quelli che non conosco proverò a contattarli per verificare se sono della zona, se possono darci una mano e contribuire anche loro. Marco? Sì. Curiosità. E questi fogli Excel vari che ci hai mostrato con questi dati statistici, insomma, che fotografano la situazione attuale delle cose mappate, sono dinamici? No. Quindi non è che man mano che andiamo avanti a mappare vediamo anche gli... No. Ok. Ho fatto la fotografia e tra l'altro sono i file, quelli che vi ho fatto velocemente vedere in JOSM, il perimetro di tutto il GAL, i singoli comuni, le strade mancanti e poi questo, il poi, che è quello che mi ha permesso, se leviamo e mettiamolo sotto sfondo dei comuni, che mi ha permesso di fare la statistica dei poi principali, quali sono mappati e quali no. Questo file GAL poi comprende tutte le scuole, i municipi, i cimiteri, quindi cerco municipio, questi sono tutti i municipi, cerco le farmacie, queste sono tutte le farmacie. E avendo come sfondo appunto la mappa con i comuni, ho velocemente identificato cosa c'è e cosa manca. Quindi questo è un po' riepilogo di cosa ci possiamo occupare come comunità di mappatori. Un'altra cosa che possiamo fare, quella pensavo di schedularla un po' più avanti, prossimamente, un'altra delle istanze che erano venute fuori nelle prime discussioni è quella di migliorare la mappatura, colorare la mappa, come,
come si suol dire. Qui, grazie soprattutto a Geiraci e a Graval, abbiamo parecchie aree che sono già mappate, come bosco, come campo agricolo, boscaglia, tutto il grigio non è mappato, quello che si chiama il land cover, il land use, e quindi l'uso del terreno se c'è stato l'intervento dell'uomo oppure una caratteristica naturale come la pietraia in alta montagna piuttosto che la boscaglia. Quella è un'attività un po' particolare, non semplicissima, parecchi mappatori la mappatura, il colorare la mappa, come viene, prendendo un po' in giro, chiamata l'attività, non è condivisa da tutti, c'è chi storce il naso nel mettere insieme a tutte le altre informazioni anche l'uso del terreno. È indubbio che laddove, a parte che è un'informazione anch'essa non da poco, se andiamo i tedeschi, io ho imparato a mappare l'uso del terreno dai tedeschi e in generale i nordici sono bravi. Ovviamente la mappa è molto più accattivante. Accidenti, quante sentieri, stradine di campagna che ci sono qui. Dicevo, è molto più accattivante quando non c'è il grigio di sfondo, che significa mancanza di informazione. No, il grigio significa due cose. Il grigio significa centro abitato. E guardate quando si zooma in Germania che spettacolo di mappe vengono fuori. Il grigio significa anche centro abitato. E a un certo livello di zoom non vedo più le case, ma vedo il grigio. Però il grigio è anche assenza di informazione, e quindi anche se andiamo in pianura, quando vediamo questo, se ci sono campi coltivati o bosco o una città ancora non mappata, no, quello fortunatamente in Italia la città ormai no, sono state beccate tutte, anche le cittadine, anche i paesi, magari qualche frazioncina sperduta su Pagne, le 3-4 case mancano. Ecco, qui sotto Rivarolo vedo qualcuno ha messo l'informazione di quali sono i campi coltivati, sono questo giallino, mentre lungo l'Orco vediamo un po' di boschetti. E questa comunque può essere un'ulteriore attività e supporto che possiamo dare nel riuscire a colorare tutta la mappa nell'area dei due GAL. Va bene. Penso di avervi velocemente illustrato cosa penso che possiamo fare. Se ci sono domande o questioni da porre, ben venga. E dopodiché
Ma dipende, se c'è qualche mappatore a voglia di fermarsi, possiamo fermarci, dettagliare su qualche cosa relativa a JOSM, come facciamo di solito. Vedo che c'è anche Volker tra... Buongiorno Volker, da Padova, uno dei mappatori senior. Non so se hai il microfono disponibile, se ci puoi salutare. Ero no, curioso. Il microfono disponibile, ma sto ascoltando. Perché è una idea che per motivi diversi avevo anche qua. Noi abbiamo a livello del FIA contatti con il locale, ma più a livello pratico di fare escursioni che loro supportano con logisticamente per fare pubblicità per i loro posti. Ma mi era venuta anche l'idea che di farlo questo un po' più ampiamente e allargarlo anche all'aspetto OpenStreetMap. Per quello, quando tu hai fatto l'invito, mi sono agganciato per capire che cosa state facendo. Io ho scritto un piccolo commento. Io, la mia esperienza con AI, o intelligenza artificiale, è pessima per le strade mancanti. Più del 90% erano completamente rubbish. Nella tua zona? Sì. Ma io la sto usando tantissimo, in Africa è il 99%, sì. È buono. Sì, ma io non l'ho provato in un ambiente dove mancano tante strade. Io l'ho utilizzato in un ambiente dove tante strade ci sono già, e quelli che hanno trovato di tutto che assomigliava a una strada, io spero nessuno lo fa in modo, diciamo, senza controllare. Il problema, tu per capire se hanno ragione, devi andare sul territorio, dalle foto aeree, non lo vedi. È problematico e poi noi abbiamo una marea di strade dove tu non puoi accedere, sono chiusi con segnaletica stradale, ma che sono perfettamente visibili dall'alto, perché anche questo è un elemento che manca poi quando fai la mappa. E se, sì. se io come ciclista poi utilizzo quella mappa dove qualcuno ha preso, noi abbiamo questi che lo fanno, che prendono qualsiasi strada che si vede dall'aereo, è anche una strada percorribile, e poi tu ti trovi con i cani a seguito. Questo è un po' problematico, e penso anche un problema in montagna in generale, anche in montagna spesso qua tante di quelle strade sono veramente private. Tu puoi andare a piedi forse, ma non sempre, e sicuramente non con veicoli, e spesso non con la bici neanche. Sì, chiaro. Ma allora io lo considero un ausilio, no, beh, per l'attività, che quella è la mia attività professionale di mappatura in Africa, lo trovo quasi indispensabile. Da noi lo considero un possibile ausilio, supporto. Comunque grazie Volker che hai ricordato che il principio base del mappatore è quello di andare sul campo e rilevare le cose. Onestamente non sono rigoroso su questo, io sono un grande amante di utilizzare tutti i mezzi tecnologici possibili, e come tu lo dici, in Africa sicuramente quando tu vedi una strada, è una strada che conosco alcuni aspetti dell'Africa, e se tu vedi una strada probabilmente qualcuno è passato con una macchina, che vuol dire che è passabile. Il problema, io ho visto l'opposto negli Stati Uniti, dove sono una marea di strade, ma se tu ci entri ti fanno la difesa armata. Ah.
E queste sono strade perfettamente visibili, che assomigliano in tanti rispetti anche a quelle. Io parlo della parte ovest degli Stati Uniti, che c'è un criss-cross di strade che sono tutte private, e guai se tu ci vai, non è così banale. L'Africa è diversa, sicuramente, per quello. Poi l'ho provato anche qua per curiosità, per vedere se mi dà un aiuto, no, secondo me no. Io vedo il problema, è un invito a qualcuno che non conosce il territorio di commettere questo errore, di fidarsi delle foto satellitari che alla fine danno fastidio. Probabilmente se tu vai in auto è meno grave, perché il router per auto non ti porta su qualcosa che è solo sentiero, una strada bianca agricola. Ma se tu vai in montagna è già diverso, lì probabilmente tante di queste strade sono anche di interesse. E effettivamente se vai in bicicletta, ovviamente è il nostro mestiere di andare sulle strade minori. Chiaro. Basta, io non volevo interrompere No, siamo al momento della discussione e quindi benvenga. Magari ricondivido lo schermo per illustrare anche a Volker un aspetto importante quando mappiamo. Allora, se i dati provengono non dalla conoscenza diretta sul campo, ma da un'altra fonte, che è il caso per i collaboratori dei due GAL, guarda caso i POI che stanno rilevando, oppure quello che stiamo vedendo adesso in JOSM, i dati che appunto mi arrivano da Facebook, la cosa fondamentale è non buttare, accettare tutto quello che mi arriva dall'esterno e ficcarlo dentro OSM, chiaramente. Questo perché, a parte il problema di duplicare le informazioni se il dato albergo, il tal rifugio di montagna era già stato mappato, ma poi anche perché deve essere fatta una verifica, io dico elemento per elemento. E quindi come si fa? I dati che arrivano da fuori, in questo caso le strade che Facebook dice che mancano, potrebbero essere appunto anche i POI dei GAL, gli mettiamo un tag che in OpenStreetMap non va bene. Io per esempio tutte queste strade le ho taggate come Highway Road, che è un tag di OSM deprecato che non va bene, perché è troppo generale e devi dirmi se è una strada primaria, secondaria, se è una strada di campagna, se è un sentiero. Road non va bene messo così, però quindi metto un tag fasullo, un tag che non va bene, ma questo mi serve perché dunque facciamo che scaricarci quest'area per fare l'esempio pratico, va bene, gli ha trovato delle cose che non gli piacciono. Allora, poi passo all'immagine satellitare e dunque le strade mancanti sono, non mi interessa più, comuni GAL, e questa strada, a parte che va rettificata opportunamente perché è fatta male,
ma soprattutto io ho sbattuto dentro un po' di informazioni. Quali sono, avendo messo un tag che non deve, che non c'è in OSM, io quando faccio la ricerca di highway uguale road, peccato, l'ho inserito dentro qua, fa niente. Ovviamente non ha senso lavorare con tutte e quante sono le 600 stradine mancanti che mi dice Facebook, quindi se ne prenderanno un pochino per volta. E dopodiché la tecnica è quella di cioè l'utilissimo plugin Todo. Il plugin Todo mi permette elenco di cose da fare, tutto quello che ho selezionato me lo aggiunge e posso esaminarlo un elemento per volta. Fammi vedere questa qui, ingrandisci. Allora, questa qui è, mi scarico solo questa piccola area, lasciamo perdere i conflitti, e dico sì, questa qui è una strada residenziale del paese, quindi la trasformo in residential, già che ci sono gli metto anche che è asfaltata, e una l'ho sistemata, poi sistemo anche la geometria e la faccio meglio, e quindi dico questa l'ho risolta, mi passa alla successiva. Questa qui non riesco a capire, leviamo un attimo le altre informazioni, questa qui non mi permetto, se c'è un sentiero lì, magari c'è, però non mi fido, dalla foto satellitare non sono in grado di capirlo, come dice Fokker, meglio andare a vedere di persona. Ok, questa la cancello e dico su questa magari me l'appunto se voglio andare a verificare di persona. Poi mi esce anche questa qui, che questo sarà un sentiero, una mulattiera nel bosco, no, no, qui è per il traia, qui potrebbe esserci il sentiero che però va di qui, no, questo è un falso positivo per me e lo cancello. Quindi, Fokker, per tranquillizzarti, è chiaro che un'informazione tipo questa che mi arriva dall'intelligenza artificiale la prendo con le molle e metto dentro solo quello di cui sono sicuro. Però un po' aiuta, perché ho visto che nei centri abitati, diverse strade dei centri abitati, è una via cittadina, lo si capisce, e questa mi sentirei di metterla dentro, per esempio andandola a ricollegare fino va di qui, poi non ne sono sicuro, provo a usare qualche altra immagine satellitare con le Esri, è finita, viene meglio, sì, con le Esri la vediamo bene. Ecco, di nuovo, se qui c'è un passaggio, questo tetto è molto spiovente e quindi la strada continua di qua, ho dei dubbi. A me sembrano stradine di servizio interne, questo magari è il garage
di questa casa e qui finisce dalla strada principale l'accesso a quest'altra di casa. E quindi nel dubbio, questa al massimo la spacco in due, levo questo, beh, farei prima disegnarle davvero, dico questa è una strada di servizio, un access service, il service drive away, che indica le stradine di accesso, qui probabilmente c'è il cancelletto, no, questa arriva da sotto questi alberi, sì, questa qui, ecco questa, faccio l'ipotesi che sotto questi alberi passa, ecco, come grado di libertà mi prendo delle piccole cose tipo questa. E ovviamente si carica solo quando, man mano che spunto la to-do list, quando me la trovo vuota, per sicurezza faccio un'ultima volta la ricerca di Highway Road, se non ne ho neanche una, sono sicuro di averle esaminata una per uno, o le ho buttate via o le ho messe dentro OpenStreetMap, quindi massima prudenza e controllo un dato per volta. E in questo caso, tra l'altro, nei commenti che si mettono alle modifiche che si stanno caricando, lo si sta a esplicitare, oltre all'immagine satellitare, si cita la fonte Map with AI, detto l'italiana, se no Map with AI, detta l'americana. La faccenda è appunto quando si devono portare dentro dei dati esterni a OpenStreetMap, che bisogna lavorare con due livelli. Uno dove scarichiamo i dati di OpenStreetMap e l'altro, non vorrei aver confuso, faccio che cancellare tutti i layer in modo che sia chiaro, riapro solo le strade mancanti, la tecnica dovrebbe essere, pigliamo una zona piccola e urbana, pigliamo queste quattro stradine, CTRL C, facciamo un nuovo livello, ALT CTRL V per incollarle nello stesso punto, ok, voglio caricare queste quattro stradine e quindi mano a mano dal file che me le contiene tutte le cancellerò una volta che le ho processate, e per processarle queste qui mi metto e faccio gli scarichi da OSM, ok, qui devo attaccare la strada, quindi devo fare un nodo sulla strada principale e poi collegarla così. E questa è una service drive away.
poi passo a questa, ne ho prese poco, ne ho prese solo 4, quindi non ho bisogno del to do, però tanto per farlo vedere, vabbè, una l'ho già sistemata, ricerchiamo le road, ne ho 3, le metto qui e dopodiché magari ne ho portate un po' di più, vado sulla prima, la processo, poi passo alla successiva, la processo, ecco questo, e c'è la macchina, una strada un po' strana, molto larga rispetto, e va bene, questo per dire come elaborerei questi dati da Facebook. Quanto a quello che diceva Volker, sacrosanto, senza sopralluogo sul campo non lo so se una strada è privata o pubblica, beh, però almeno l'informazione è che lì c'è una strada, poi la filosofia wiki, chi passa dopo di me migliora sempre di più la mappa e quindi se c'è un cancello, se c'è un cartello di divieto di accesso, anche in un secondo tempo potrà essere messa l'informazione su questa strada, che è una strada privata e dove non è possibile l'accesso pubblico, ecco. Va bene, altri punti? Qualcuno ha qualche curiosità o osservazioni? Mi si sta piantando il video. Vi chiedo scusa, ma mi si è impallato il video. Spero che torni, sì. Ivo, tu cosa dici? Oh, beh, insomma, secondo me il problema è sempre riuscire a coordinare in modo da non dover fare quello che stiamo facendo te, ad esempio, se lo facciamo in 3, dobbiamo suddividerci il territorio, perché altrimenti se lasciamo che sia così libero, poi ci possono essere quelli che fanno la seconda interpretazione che può essere contraria a quella del primo, e quindi le cose sono sempre un po' pericolose, ecco, secondo me. Si rischia che poi ci sia un sacco di gente che fa un sacco di cose già fatte, che ripetano, che si trovano delle zone che siano troppo povere, quindi che c'è troppo lavoro da fare. Un'idea, eh? Sì, Marco? Sì. Scusa, non so se l'avevi visto, c'è Yolanda che alle 16:48 aveva mandato una domanda in chat. Non ho davanti la chat.
Riesci ad aprirla o te la, se vuoi te la leggo io. Dice: non ho capito da dove arrivano i dati di Facebook. Cioè, ho capito che arrivano da Facebook, ma non ho capito perché Facebook ci fornisce questi percorsi, da chi provengono, eccetera. Grazie. E due secondi fa ha rialzato il ditino. Sì, giusto. Okay. Grazie. Ciao Yolanda. Sì, Facebook, come tanti altri big, voglio dire, Amazon, Microsoft, sono tutti lì che corrono dietro OpenStreetMap. Vengono sti player principali alle convention mondiali di OpenStreetMap, gli State of the Map, illustrano quanto stanno facendo per noi, che sono molto buoni, e poi qualcosina se lo pigliano anche loro, visto che Facebook è ormai da un paio d'anni che è passata. Mi dicono, io non ho Facebook, quindi non so cosa se ne fa delle mappe, però mi dicono che, e ho letto che aveva abbandonato Google per passare a OpenStreetMap per far vedere dove c'è l'appuntamento dell'evento piuttosto che altre cose. E in segno di gratitudine, perché aiutiamo il loro business, fanno degli investimenti. Ci sono grandi aziende che organizzano il Mappathon il venerdì pomeriggio, l'ultimo venerdì del mese, i dipendenti fanno un Mappathon e quindi mettono dentro cosa OpenStreetMap. Questo aziende che hanno il loro business che beneficia di OpenStreetMap in qualche modo, è un modo di restituire, di ricambiare. E Facebook, che non è l'unica a occuparsi di intelligenza artificiale, di riconoscimento automatico dalle immagini satellitari, è un settore molto vivace, ha fatto la situazione cos'è, un anno e mezzo fa, di tutto il pianeta, ha schiacciato il bottone e ha tirato fuori tutte le strade, il software, che secondo lui mancavano al pianeta. Il plugin che usiamo da JOSM è così sofisticato che, anziché parte dalla foto che hanno fatto un anno e mezzo fa, va a vedere dell'area che gli stai chiedendo, va a vedere sul momento cosa c'è in OpenStreetMap, qualcuna magari è già stata aggiunta, e ti dà quindi quelle che a quel momento, secondo il programma di intelligenza artificiale, sono le strade ancora mancanti. E ovviamente li avevo seguiti all'inizio, i risultati, i falsi positivi erano veramente troppi, poi hanno sofisticato sempre di più, calibrato l'algoritmo, e oggi, ma ripeto, io lo uso prevalentemente in Africa, sentivo da Volker che diceva che dalle sue parti ci sono molti falsi positivi. Sì, la linea ad alta tensione è importante, come è da noi qua in Piemonte il Super Phoenix, sovente beccato come strada e non è vero. Però nel complesso mi sembra che dia un buon risultato. E penso di averti risposto, Yolanda. Buon viaggio e buon rientro a Milano, ma a quest'ora ci sarai già arrivata. Caspita, è 2 ore che stiamo parlando.
E va bene, che dici Folker, andiamo a farci una pedalatina prima di cena? Sì, il tempo da queste parti è bello, penso anche nel nord-est. Dobbiamo trovare un'altra formula, è quasi ora che riprendiamo gli incontri in presenza, che ormai è dal marzo scorso che il nostro incontro mensile avviene così. L'unico vantaggio è di avere il piacere di amici come Folker che anche da lontano possono collegarsi, se no arrivare dal Veneto al Piemonte per passare insieme il pomeriggio è abbastanza un sacrificio. E però con sto tempo bello è ora di riprendere le uscite e andare a mappare sul territorio come facevamo fino a un anno e mezzo fa, insomma, e poterci vedere di persona. E va bene. Volevo solo fare un ringraziamento a te, in particolare a tutta la comunità. Grazie per questa collaborazione che abbiamo iniziato, che è veramente importante, molto importante per noi. E niente, con te ci vediamo poi venerdì per gli approfondimenti tecnici. Grazie veramente di tutto per adesso. Grazie a te Mario, siamo ben contenti. I nostri amministratori sanno il lavoro che stiamo facendo e sono molto molto contenti. Sicuramente quando riusciremo a fare, diciamo, la fase 1, no, di questa importazione di questi dati, faremo un evento in presenza, sicuramente sia nelle Valli di Lanzo che nel Canavese, ovviamente sarete i nostri ospiti. Ed è molto importante far capire soprattutto ai nostri amministratori l'importanza di questo lavoro qua. E anche fargli capire la collaborazione che serve, perché tu giustamente ne parlava anche prima Alberto, sul discorso degli stradari, c'è la possibilità, bisogna fargli un po' capire anche l'utilità di questi strumenti, no? Perché sai che anche i nostri amministratori hanno anche 70-80 anni, senza togliere nulla ai settantenni e agli ottantenni, però noi abbiamo anche molti giovani, Alberto Varalli è vice sindaco di un comune, abbiamo anche molti giovani che sono interessati a questo tipo di lavoro, per cui sarà anche l'occasione per sensibilizzarli su questi strumenti e farci aiutare anche a darci dei dati che magari hanno sicuramente nei loro uffici tecnici. Noi abbiamo avuto molta collaborazione dai comuni per questa attività che abbiamo fatto di raccolta di questi 1500, diciamo, punti di interesse. La collaborazione è stata veramente tanta, per cui ce ne sarà sicuramente ancora di più adesso che avremo, come dire, questo inserimento su OpenStreetMap. Ottimo, e devo dire che per noi la gratificazione migliore è sentire dall'esterno della nostra comunità, perché a volte siamo un po' autoreferenziali, devo ammetterlo, però il momento più bello quando parlo con un autista di un'ambulanza, con un pompiere, con un operatore del 112 che ringrazia la comunità OpenStreetMap per quello che facciamo, e devo dire che è il momento di massima soddisfazione. E quindi anche dagli amministratori, dagli enti locali, vedere apprezzato il nostro lavoro di volontari è molto gratificante, è una bella soddisfazione. Bene.
e quindi ti ringrazio. E... lo faremo, e lo faremo in presenza, perché come dici tu, è ora di ricominciare anche a vedersi in presenza quando si può, ecco, poi certo. Il contatto umano, il confronto è fondamentale, ne abbiamo tutti un gran bisogno. Non c'è dubbio, sicuramente. Grazie Marco. Grazie a presto, vi lascio ancora la vostra conclusione. Abbiamo chiuso anche noi, andiamo a prendere una boccata d'aria, che si sta sempre troppo davanti a sto computer. Quindi un saluto a tutti, grazie ancora. Grazie a voi. E alla prossima. Ciao. Ciao, grazie a tutti, ciao. Ciao.